Bentornati Divine Divine sul mio canale. Oggi chiediamo agli angeli un messaggio da parte del nostro maschile, perché qualcuno mi ha chiesto privatamente se potevo fare una stesa su che cosa vorrebbe che il nostro maschile farci sapere, che comunicarci, e chiediamo agli angeli una canalizzazione, diciamo, di tutto quello che è il suo sentire nei tuoi confronti. Chiediamo agli angeli che ci veicolino un po' il sentire del nostro maschile in questo momento, qualsiasi sia la vostra fase del viaggio, qualsiasi sia la vostra il vostro tipo di relazione. Potete essere fiamme gemelle, anime gemelle o essere relazioni karmiche, comunque in un modo, diciamo, diverso per ciascuna relazione, però il messaggio arriverà. E se lo sentite vibrare nel cuore, vuol dire che è rivolto a voi. Chiaramente non tutti lo sentiranno, ci sarà qualcuno che dirà assolutamente non è possibile, e allora vuol dire che in quel momento, diciamo, che questo messaggio non è proprio rivolto a voi, ma a tante altre persone di voi. Quindi chiaramente mettetelo nei commenti se sentite vibrare queste parole. E così vediamo che cosa il nostro maschile ci vuole comunicare. Chiediamo agli angeli che siano molto precisi nel darci il sentire della nostra fiamma, della nostra anima gemella, del nostro amore, insomma. Intanto, come sempre, vi invito a mettere mi piace al mio video se vi è piaciuto, se vi piace. Cliccate sulla campanella per essere aggiornati sui video che posto. E poi, chi vuole sostenere il canale con una libera donazione, trova l'indirizzo PayPal in descrizione. Trovate anche la mia mail e il mio numero WhatsApp per mandarmi messaggi o chiedere delle consulenze personalizzate, sia di tarocchi che anche di astrologiche, insomma. Allora, vediamo un po'. Chiediamo agli angeli che cosa vuole comunicarci il nostro maschile. Se siamo in contatto, se siamo, se ci sentiamo, eccetera, qualcosa che magari non è ancora in grado di dirci, oppure se non vi sentite più per un periodo, se siete stati separati, se siete, diciamo, in un momento così di distacco, chiediamo che ci possano dire gli angeli attraverso gli oracoli dei tarocchi che cosa prova per noi questo il nostro maschile. Allora, vediamo un po', guarda solo che si veda. Allora, ok, ok. Poi eventualmente, se abbiamo bisogno di specifiche, andiamo a chiedere ai tarocchi delle specifiche. Chiaramente le chiediamo agli angeli che ci parlano attraverso i tarocchi, ecco, per chiedere eventuali specifiche. Allora, vediamo di usare gli oracoli degli amanti sacri, Eros e Psiche. Vediamo un po'. Ok.
arcano maggiore e direi anche la porta tra i mondi, trilogia fantasy di cui avete l'indirizzo link in descrizione, per trilogia fantasy di Fiamme Gemelle, chiaramente per gli appassionati del genere fantasy. Allora, vediamo un po'. Oracolo delle stelle. Voilà. E direi anche oracolo del cuore, così vediamo che cosa ci vuole comunicare il nostro maschile. Allora, chiediamo agli angeli che ci facciano cadere l'oracolo preciso sul sentire del nostro maschile. Che cosa vuole comunicarci il nostro maschile? In questo periodo sono tantissime le fiamme che sono arrivate al bivio finale. Con la loro fiamma ne seguo tantissime privatamente e moltissime di loro sono arrivate proprio al, come dire, al dunque. Siamo che si è arrivati al dunque e la parte magari anche, diciamo, che presuppone appunto di mettere in atto l'energia maschile prima interiore. È qualcosa di eccezionale, difficile, complesso, ma che è la parte, diciamo, che precede immediatamente l'unione sacra. Quindi siamo veramente arrivati a degli snodi. Quando io parlo di bivi, di essere un bivio, diciamo, in qualsiasi diciamo fase del viaggio in cui vi troviate, sarete portati a un bivio. Moltissime di noi sono arrivate al bivio finale prima della riunione, cioè quella, l'unione, non la riunione, ma un'unione definitiva. Quindi mi raccomando, non perdete mai, mai, mai la centratura sull'anima, la centratura sugli angeli. Affidatevi agli angeli, affidatevi a quello che è l'anima, il sentire, perché vi sta guidando in un viaggio eccezionale e meraviglioso. Complessissimo, difficilissimo, ma eccolo qua, ma meraviglioso. Allora io direi che chiediamo anche l'oracolo delle rose che cosa ci dice riguardo alla sua situazione attuale o quello che ci vuole appunto comunicare. Allora vediamo un po' questo meraviglioso maschile. Ok, guardate un po', si sta affidando alle stelle, guarda un po'. Da persona, come dire, razionale, da persona schematica, rigida, arroccato sulle sue convinzioni, ovviamente mentali, so di schemi, di credenze, eccetera, è lì che guarda la luna, guarda le stelle, guarda la luna e sta sentendo quello che vibra nel suo cuore. Questo ci sta dicendo: sto guardando nel mio cuore, quindi sto cercando te dentro di me e quello che sento è mi sta portando, se lo dico come se fosse lui a proprio a comunicarlo, mi sta portando a materializzare tutto quello che sento, lo voglio, desidero con tutto il cuore materializzarlo, finalmente ne sono proprio consapevole. Guardalo qua, c'è un femminile dentro di lui che sta esplodendo, ormai è in contemplazione estatica del suo femminile, è una cosa davvero incredibile. Qua mi sta dicendo, sta affrontando un processo di rinascita, un di equilibrio interiore. In questo momento probabilmente ancora è concentrato su di sé, è concentrato su se stesso. Qua ci sta dicendo, sono concentrato completamente su me stesso e sto in ascolto di quello che sento. Sto anche a contemplare, contemplazione statica del suo femminile, proprio perché contempla estaticamente quello che sente, quello che prova. Ed è un processo di rinascita in equilibrio interiore. E infatti qua mi sta dicendo, sta trovando il suo equilibrio interiore, stando da soli, attenzione, c'è bisogno di in questo momento di entrare in contatto con se stesso per trovare l'anima, la propria anima e quindi il proprio femminile. È praticamente in quella fase del completo accoglimento. Qua c'è un femminile fortissimo che lo sta facendo rinascere, lo sta ascoltando, lo sta amando, sta riconoscendo te in questo sentire, in questo amore che sente e lo vuole manifestare.
è completamente immerso, guardatelo qua, nell'acqua, nell'anima, nel sentire, e presto arriverà a un nuovo inizio. Quindi c'è la rinascita, presto ci sarà, molto presto, questa è la parte proprio della situazione attuale, sta arrivando a un nuovo inizio in cui bisogna ancora aspettare un momento, ha ancora bisogno di stare un pochino da solo, ha bisogno di equilibrio, ha bisogno di contemplare se stesso, contemplare te in se stesso, per poi poter cominciare qualcosa di nuovo. Quindi diciamo c'è ancora un attimo da aspettare, ma infatti anche nella stesa precedente c'è un maschile che sta, diciamo in quel momento proprio di ascolto di se stesso, di contemplazione di se stesso, che in realtà porta all'unione. Vediamo un po' una specifica su questo. Sì, guardate le stelle, stelle, guardatelo qua. Non so se si vede, controllo solo. Sì, perfetto. Guardate un po'. Vediamo un po'. Ok. Sì, sta cambiando completamente la sua vita. Ha distrutto, per quello che riesce a entrare dentro se stesso, ha distrutto completamente quelle che erano le barriere che gli impedivano di ascoltare, di andare verso il suo femminile. Quindi in questo momento sta rinascendo dalle sue ceneri. C'è un po' il senso di, vedete qua, la torre, c'è la distruzione, c'è il cambiamento. Qua c'è un maschile che sta risorgendo e un maschile che sta rinascendo, lo vedete qua, sta da solo, è un po' in silenzio. Tanti di voi mi dicono: ah, ma ancora non l'ho sentito, non mi ha fatto gli auguri. Ma allora, è vero che noi siamo legati al fatto di fare gli auguri quando teniamo una persona, ma qua siamo completamente fuori dagli schemi, ragazzi e ragazze. Mi raccomando, non significa che si sia, guardalo qua, si sta preparando per un nuovo inizio. Ed è proprio la carta che in questi tarocchi che mi confermano tutta la colonna. Non significa che non sia, diciamo, immerso nell'amore per noi, semplicemente non lo riesce ancora a manifestare, perché deve ancora passare un po' di tempo da solo. Vediamo un po' se, guardate, nuovo inizio d'amore, fondo mazzo, sta praticamente creando energeticamente il nuovo inizio d'amore, l'unione, ma chiaramente in questo momento ancora sta risorgendo dalle sue ceneri. Non è un processo facile, non è un processo semplice, non è un processo rapido, quindi mi raccomando, non abbiate fretta, sta facendo tutto per voi. Allora, qua sono cadute due carte. Sì, sì, sta ancora combattendo contro alcune situazioni concrete, prima di poter fare il passo materiale, diciamo, nei tuoi confronti. Quindi ancora in una fase di cambiamento, di combattimento interiore, ma sta ritrovando la sua forza. Quindi attenzione, che qua ci sta dicendo: sto combattendo con me stesso, con tutti quelli che sono gli schemi, le aspettative delle persone che mi stanno accanto, con tutte le situazioni che mi sono creato durante tutta la vita. Perché è un maschile molto spesso molto razionale, molto, come dire, molto schematico, che segue le credenze, si è creato una vita proprio complessa, forte, diciamo materiale, che è un po' come se fosse stata la sua corazza, proprio per non sentirsi dentro, e adesso sta sconvolgendo tutto. Quindi mi raccomando, diamogli il tempo di cui ha bisogno, e in questo momento ci sta dicendo: siamo ancora, ha ancora bisogno di stare un pochino da solo, ma sta creando il vostro futuro. E quindi guardate qua, sta per cominciare qualcosa insieme, sta creando materialmente i presupposti per questa unione, quindi sta, come dire, flessibilizzando i suoi schemi, si sta staccando da tutti quelli che sono le aspettative, sta, come dire, si sta svincolando da tutte le regole, e sogna questa cosa ancora un po', diciamo, proibita, no? Questa è materialmente quello che è l'amore, un po' proibito, nel senso che effettivamente che esce completamente da tutti gli schemi, ma sono quei proibito dolcissimo che lui desidera avere come dire,
che lui considera essere un dono del cielo. Siete il suo dono del cielo, quindi vuole assolutamente materializzare questa cosa il più possibile, sta creando la via per ottenerlo. Quindi anche qui sta combattendo con se stesso contro tutto ciò che ostacola da questa via, da questa manifestazione. Andiamo a chiedere magari agli angeli se ci danno qualche specifica su questo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Qua sì. È completamente rapito da voi, dall'amore. Siete la persona che ama di più al mondo. Aspetta, se se ne girano troppe, no? Ok, sì, e sta quindi andando a concludere delle situazioni che fanno parte del suo passato, proprio perché siete il motore di tutto quello che è il suo cambiamento, le sue chiusure con il passato, il lavoro sulle sue ferite, sta andando a concludere tantissime cose karmiche, quindi c'è proprio un lavoro concreto, per questo che deve stare ancora da solo, ma sta già mettendo le basi per tutta questa manifestazione di questo amore, perché siete sempre al centro della sua attenzione. Vediamo un po'. Voilà, sì, appunto, sta lavorando sulle sue ferite, guardate un po'. Sta ancora sentendo sanguinare tante ferite, se ne sta occupando, ha ancora dei blocchi di cui è consapevole e che sta, appunto, su cui sta lavorando. Vediamo un po'. Vediamo un po' il fondo mazzo, sì, c'è l'energia della materializzazione, sta cercando qualcosa di concreto proprio per andare a concludere questa situazione di dolore, perché in realtà appunto questo di dolore si tratta, ha passato una vita chiuso nei suoi schemi, chiuso nelle sue corazze, in una situazione di dolore continuo, dolore, depressione e diciamo, guardate un po', di completo, come dire, sentirsi impotente di fronte a queste scelte che ha fatto, invece adesso si sta muovendo per diciamo, rompere tutte queste corazze, liberarsi da tutte queste catene. E infatti c'è un nuovo inizio, qua sta partorendo qualcosa di, diciamo, animico sulla terra. Questa è la carta della cicogna, che ovviamente porta i nuovi nati, ma chi porta sulla terra? L'anima. Quindi si sta liberando dai pesi, si sta consapevolizzando, sta materializzando quello che è il potere superiore su questa terra. Ma attenzione, ancora qualche paura, ci sono ancora qualche delle paure di cui si sta liberando. Queste paure sono legate alle ferite e alla paura che questo desiderio non sia totalmente corrisposto. Ha ancora delle paure, quindi mi raccomando, lasciamogli il tempo di superare appunto queste situazioni che stanno emergendo, queste paure che stanno venendo fuori, che sono un po', come dire, false persone. Qua mi sta dicendo, potrebbero essere attorniato da persone che comunque non lo aiutano, oppure questa carta ci può parlare delle sue ferite, ancora delle maschere di cui si deve liberare, e questo l'abbiamo visto qua, ci sono ancora delle ferite di cui si deve liberare, ma che sta materialmente, su cui sta materialmente lavorando, perché sta onorando il suo femminile, quindi da qui partirà tutto il nuovo. Andiamo a chiedere conferma di tutto questo, per materializzare questo, per partorire, diciamo, questa anima sulla terra, questa consapevolezza, questo potere superiore, che cosa deve fare? Ancora delle paure, vediamo un po' di cosa ci parlano queste paure. Ok. Sì, sta lavorando per il suo equilibrio interiore, per aggiustare tutto. Sì, sono legati ancora a delle persone, probabilmente ancora legato a persone karmiche, che sta gestendo comunque materialmente, ma che sono ancora presenti. Quindi queste paure, è un po' come se dovesse comunque andare a lavorare su una situazione karmica del passato, che è ancora presente, ma che ovviamente ha scelto nel passato, e che in un certo senso gli dà le sue sicurezze. Lui sembra che gli dia delle sicurezze, in realtà è un qualcosa di totalmente negativo, nel senso che sono ormai un rapporto che lui sa essere tossico per la sua anima. E sì,
E se ne sta liberando. Ancora paura di lasciare qualcosa di sicuro per qualcosa di che probabilmente anche qua c'è la mente che lo sta illudendo, gli sta dicendo: ma sei sicuro che poi sia la persona giusta, che poi non si riveli qualcosa di diverso? Questa maschera che questa maschera qui che è venuta fuori, probabilmente anche paura delle maschere, paura che certe cose siano, come dire, diverse da quelle che sembrano. È per questo che dobbiamo sostenere questo maschile con tutto il nostro amore, mostrandoci realmente per quello che siamo, in modo che lui possa andare a concludere queste situazioni karmiche con sicurezza. Vediamo un po'. Aspetta, Ok, questa carta si è girata da sola, quindi sì, si sta lasciando, guardate che ci parlano tutte di ferite, ci sta parlando ancora del combattimento che sta, infatti sta rinascendo, però ancora si deve affrancare da alcune situazioni di sofferenza. Però quella che è, guardate di nuovo, il fondo mazzo è di nuovo il nuovo inizio d'amore, e questo anche ci parla del nuovo inizio, quindi sta già dando il... Eccolo qua, sì. Materializzerà, vuole materializzare il suo, quello che lui desidera, e sta combattendo con tutte le sue ferite. Quindi dobbiamo assolutamente sostenerlo, non dubitare mai di lui e, come dire, inviargli amore sempre e accettazione. Perché non è semplice, ma guardate un po'. Finalmente si aprirà questa strada concreta, concreta per voi. In un qualcosa di solido, perché questa non è la carta della torre, qua vedete che qui è tutto distrutto e qui invece è radioso. Questa carta ci parla di una torre che è crollata, che era quella delle false certezze, e ora invece c'è una torre solida che brilla, quindi è solida, diciamo, in un nuovo, in una nuova rinascita. C'è la rinascita completa, c'è diciamo il riconoscimento delle persone che ci stanno accanto, c'è la conclusione di tutto quello che è il potenziale karmico, quindi tutto quello che del passato viene sciolto, e c'è un nuovo inizio. Qua c'è, comunque ci sta dicendo, una signora che aspetta, e quindi anche qui, mi raccomando, qua c'è proprio anche però la doppia carta, come dire, sì, ok, ci vorrà un po' di tempo, ma questo nuovo inizio è già, c'è il Cupido che lancia la freccia, e quindi è già nell'energia, va a sacrificare tutto quello che sta accadendo e sta seguendo il piano dell'anima. Quindi qua c'è veramente un maschile che sta facendo un lavoro di cambiamento titanico, Vediamo se ci danno delle specifiche su questo. Sì, c'è la conclusione di tutto il karma, guardatelo qua. Mamma mia, che meraviglia. E qua mi è caduta la carta, conclusione del karma e nuovo inizio. Sta concludendo tutto, sta diventando un uomo consapevole dei suoi sentimenti, immerso nell'amore, ci riconosce dentro l'amore che prova, ma ancora delle paure che sta rilasciando, con cui sta combattendo, e scopre il vero amore qua, C'è proprio il partorire il vero amore, veramente avviene, e quindi si va a armonizzare tutte quelle che sono le ferite. Guardate qua di nuovo la luna, c'è la luna, le stelle, si sta affidando completamente alla sua anima, ma questo non significa che sia un passaggio semplice, ma è un passaggio complesso, Qua c'è un qualcosa che, appunto, questa scelta, vediamo un po', questa scelta che doveva fare, questa decisione, attenzione, ricordatevi Marte in Gemelli fino a marzo, c'è proprio il senso di andare a consapevolizzarsi sull'azione, sulla decisione, sull'azione da compiere. Quindi c'è questa scelta, vediamo un po', aspetta che qua ne sono cadute troppe, allora vediamo un po'. Una, massimo due, vediamo un po' questo bivio a cui si trova, in cui sta rinascendo, in cui si sta ritrovando al di fuori degli schemi diciamo, delle aspettative. E sì, deciderà, avrà la decisione, comprenderà, diciamo, quello che è il prendere la decisione in questa situazione di bivio.
quindi il potere maschile di decisione sarà preso. Finalmente questa indecisione avrà, diciamo, la sua piena presenza e ci sarà la proposta d'amore. Quindi qua c'è veramente qualcosa che ci parla di un cambiamento radicale, profondo, un cambiamento che, come dire, è proprio come se fosse qualcosa di quasi nascosto in questo momento, che sta creando però la via per manifestarsi. E infatti mi conferma che c'è ancora, questa è praticamente in assonanza, è una stesa spettacolare che ci conferma quella della forse di ieri, sì, quella che ci parla appunto di un maschile che sta rilasciando tutti gli attaccamenti, le sue paure, sta lavorando e per ripartire il nuovo viaggio di Baldwin, guardate qua, sì. Qua c'è la ripartenza, qua c'è scritto divertitevi, celebrate, non essere troppo seriosi, troppo seri, alzate le vibrazioni e la sovranità, sta trovando la sua sovranità, sta rinascendo a nuova vita e ci sarà appunto questo venirci incontro perché è quello che desidera di più al mondo. Qua mi sta dicendo, le emozioni sono naturale e necessaria parte della vita, ma quando sono distorte le percezioni ovviamente occludono la visione. Nel momento in cui le cose si fanno chiare, allora ovviamente viene rilasciato il risentimento e tutte le paure. Quindi sta facendo chiarezza nella sua vita, sta diciamo ripulendo le lenti dei suoi occhi dell'anima si prepara per il viaggio. Quindi mi raccomando, questa stesa meravigliosa ci sta parlando appunto di un maschile che sta operando le sue scelte ed è totalmente in assonanza con tutte le energie del periodo e anche delle letture precedenti. Quindi mi raccomando, questo era quello che volevano dirvi gli angeli, non preoccupatevi perché sta rinascendo come la fenice dalle sue ceneri e quindi sta ritrovando la forza. Allora, noi ci affidiamo completamente agli angeli, ringraziamo di questo messaggio che ci hanno voluto dare e assolutamente continuiamo nel frattempo a lavorare sulle nostre insicurezze, sulla nostra impazienza, già uscita nella stesa settimanale che il femminile a volte è un po' impaziente nell'aspettare questo maschile, ma visto che c'è ancora questo tempo di attesa, ovviamente è un invito degli angeli a lavorare ancora instancabilmente sul proprio equilibrio interiore. Un abbraccio e alla prossima stesa!